niente, sta subito sul pezzo. Dillo, che l'ho fatto. Ah, sta pianando. Cominciano gli appuntamenti delle ore 20 sul centro sportivo San Rocco di Capodimonte in Elite League. Ci sono due match contemporanee su questo campo qua. Italia ed equipe Benap di Baretti. Al loro confronto diretto in questa stagione sull'altro campo, match che sta di playoff Champions, Ajax contro Liverpool. Dopo il risultato dell'AC Wimbledon che perde 3-2 contro il Lione. Il Lione in tre partite nella nuova gestione delle donne ha totalizzato 9 punti di fila, sale clamorosamente a 10 lunghezze, agganciando addirittura l'equipe al sesto posto per scontro diretto perso. Scivolano al settimo e all'ottavo posto Wimbledon e Bragantino con l'Ajax di Lecce, anzi di Diacolare, passata a lui la fascia, che ora potrebbe salire a 9 in caso di vittoria con Liverpool, che venderà cara la pelle su quell'altro campo lì. L'Italia a 3 punti dal titolo d'Elite, in verità 2, potrebbe collezionarli nelle due partite rimanenti, compreso questa qua. Di fronte all'equipe appunto 10 punti e per adesso al quinto posto. Anche l'equipe non è proprio sicurissima del proprio accesso alle final 16, manca un punto per arrivarci. Eccolo subito il primo tentativo di Castaldo, Massaro risponde, Castaldo tutto il tiro, va da Estevao. Roba Evangelista. L'imperatore sceglie Gaudieri, che con la solita torsione Elite League. Secondo, niente. Quante Elite avete vinto? Occhio! Gaudieri al volo. C'è fallo, dice il direttore di gara. Un po' di scena, nulla. Il passaggio sbagliato di Ugo. E altro fallo di Gaudieri. Manata su Mancio. Bello qua il dai e vai, scusate, la bevuta, Gaudieri sul tapin, non entra e poi Mancio. Mancio lungo di Marco, per il petto di Gaudieri, mette giù, sinistro, ma si cade, preso di lui, recupera Imperatore, Gaudieri si gira, protegge, sinistro, parata a due mani di Gagliardo, abbattimi. Sale un po', prova, Massaro a due mani e poi tapin di Evangelista che fa 1-0, equipe in vantaggio sull'Italia. Fallo di Imperatore, il fischio del primo tempo, vantaggio equipe sull'Italia. Caccia Castaldo, in porta che sfiora il palo. Castaldo su Massaro che fa una prodezza, volevano un fallo di mano che non c'era. Recupera Sarnataro questa palla, si spinge su Sarnataro, Murato dentro per Imperatore, Gagliardi Castaldo rincorsa, prova lui, batte a terra Massaro col petto, Antonio Massaro a due mani, Marco su a vuoto e poi sinistro alto di Gaudieri. Castaldo traversa, Ancona dentro, ancora Massaro, colpo di testa, gran presa sulla testa di Castaldo e poi il lancio per Diego, battuta con Ugo qua che rimescola a Castaldo, torre, Evangelista salve, va a correre e poi il tiro di Evangelista e doppietta 2-0 su assist di Jenny Abbatiello, il raddoppio dell'equipe. Napoli potrebbe salire a 17 punti almeno uno dall'Italia, vincendo il match contro il Bragantino, che si gioca le carte per entrare in Champions. È il finale di Elite che continua a stupire con colpi di scena clamorosi. Non è finita però questa partita qua. Murato, arriva Antonio, c'è tutto solo e Stevao sul secondo palo, servito al volo, miracolo di Massaro, sul controllo di Diego. Anzi no, si continua, colpo di testa di Gaudieri, va Diego, fuori, cerca spazio, si lascia cadere, triplice fischio, l'equipe si prende questo match, vince 2-0 sull'Italia, si qualifica per le final 16,
L'Italia dovrà lottare per il primato in classifica fino all'ultima giornata. Oh no, 3-2. Siamo con Equipe Italia, siamo con capitano Oriente e capitano Ancona. Partiamo prima da Oriente. Vieni qua, non ti faccio niente. E allora, eravate passati in vantaggio per due volte, però due colpi arbitrali, annullano due gol. Il secondo l'ho visto, la manata c'è, il primo sto sterzando, quindi non so quanto la spinta c'era. Però poi non riuscite più a creare quelle situazioni di superiorità numerica che magari vi hanno contraddistinto fino a questo momento, no? Con Dario, con Ferrieri. Sì. Oggi mancava colui che saltava l'uomo a centrocampo. Sbattete 2-0, perdete. A questo punto, per vincere il titolo, servono 3 punti all'ultima giornata. Sì. Vabbè, è stato un incidente di percorso. Diciamo che sulla 0-0 la partita non la stavamo facendo anche noi. Poi, da quando hanno iniziato loro, l'abbiamo messa più sul piano la partita loro, diciamo, più di casino, contrasti. Diciamo una tendenza che noi abbiamo un po' meno rispetto agli avversari. Sì, come hai detto tu, si è sentita molto l'assenza di Dario, perché comunque ci dà un po' più di qualità rispetto a tutti noi che stiamo in mezzo al campo. Però diciamo può capitare. Senti, stare. Mike, volevi aggiungere qualcosa? No, vabbè, è stata una partita maschia, i ragazzi già lo sapevano. Erano tutte e due squadre contate, c'è stato un grande ritmo. Però sappiamo che se la partita gira soltanto su questo verso, la partita è 50-50. Quando ci sono gli elementi di qualità, la tiriamo un po' più a noi. Oggi è andata così. Complimenti a Mike Pagno, Oriente. Salutiamo l'Italia, che ti ritroveremo settimana prossima. Evangelista finalmente fa quello che era stato, per quello che era stato preso, no? Segnare due gol importantissimi in un match d'alta quota, in un match in cui di fronte c'era una squadra con titoli. E piano piano questa equipe che ha dovuto superare una burrasca, una bufera, si rimette in viaggio, si rimette in marcia, va a 13 punti, conquista la qualificazione alle Final 16 nel segno di Evangelista e permettetemi di dire, con un acquisto che a questo punto sembra più azzeccato qua che di là, Castaldo sembra essersi inserito subito. Importantissimo. La sua Ajax tra l'altro ha vinto pure. Serviva dare una risposta al campionato dopo le brutte prestazioni. C'era stata un po' di sfortuna nelle ultime partite, un po' abbiamo errato tante volte sotto porta, però la risposta l'abbiamo data e l'equipe c'è, l'equipe non muore mai. Luca! È vero, sono d'accordo col capitano, vabbè, contento per i due gol. Sei contento per Castaldo che ritrovi? Contentissimo per Castaldo. Mi spiegate com'è nata sta cosa? Era mercoledì? Un matrimonio che si doveva già fare. No, io voglio sapere, mercoledì, io mi ricordo, Luca Lecce si prende a Castaldo alle premiazioni. L'Ajax a quanto pare non girava, Iacolare diventa il capitano e voi come Castaldo va contattato? Doveva già venire all'inizio campionato, sì, allora eravamo Castaldo in troppi e quindi... Doveva venire già inizio campionato con noi, dato che noi eravamo in troppi ovviamente... Vabbè, ma chi ha contattato chi mercoledì? No, allora... Vabbè, non vi potete diciamo... contattare insieme, non ci posso mai credere. No, sono il presidente che si sa... C'è una parte che... Semplicemente, secondo me l'Ajax aveva una squadra molto completa e molto forte, però... Nelle ultime partite, non, cioè almeno da quello che si è visto il campo, nessuno è venuto, quindi giustamente quando uno fa un torneo solo è anche divertire, poi quando viene a giocare con persone che non conosci, una squadra che poi viene smantellata, è difficile. Non so per colpa di chi o no, magari vabbè, sicuramente qualcuno ha i suoi impegni personali, però poi giustamente essendo io e lui amici ci siamo incontrati qua sul campo, lui mi ha raccontato un po' di cose e giustamente... la squadra non c'era più quella, insomma, quella che avevamo fatto. Siamo arrivati a 4 minuti di interviste, dediche e chiudiamo. Vabbè, ti stai scocciando, scusami. No, è perché sennò coppa Instagram si mettiamo 4 minuti in coppa e la Instagram. Sì, è finita perché a 15 poi non possiamo più caricare. Dedica alla squadra. Bisogna pensare a tutto. Dedica alla squadra. A Castaldo e a Pris. E al nuovo acquisto. Complimenti a Luca, a Ugo e al Mancio che sono ritornati con la loro equipe.